clima di forte tensione e preoccupazione all'IMR Industriale Sud di Teramo, un'azienda che impiega quasi 500 lavoratori e che sta affrontando da mesi le conseguenze della crisi del settore automotive. La riduzione delle commesse e la delocalizzazione di alcune linee produttive hanno generato un crescente allarme tra i dipendenti, culminato negli scioperi degli ultimi giorni. In assenza di una convocazione ministeriale, ieri si è tenuto un incontro regionale su iniziativa dei sindacati, presieduto dall'assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca. Durante la riunione i rappresentanti dell'azienda sono stati invitati a presentare un piano industriale dettagliato per il sito di Teramo. L'incontro fortemente voluto dai lavoratori non ha però fornito i chiarimenti attesi, lasciando invece ulteriori dubbi e insoddisfazione. Abbiamo saputo che purtroppo anche la boutique subirà un declassamento e addirittura ci hanno detto che le operatrici della boutique dovranno in qualche modo essere ricollocati in altri tipi di lavoro all'interno dell'azienda, però non siamo rimasti soddisfatti in primis perché comunque abbiamo trovato un muro di fronte da parte dell'azienda. Le istituzioni, devo dire che quelle che erano presenti hanno comunque concordato con noi il fatto che l'azienda debba redigere una relazione dove deve dire chiaramente quali saranno le prospettive per l'azienda di Teramo da qui al 2027, perché abbiamo anche scoperto che ci sarà una commessa che doveva partire nel 2026 che invece partirà nel 2027. La cosa che dispiace è che questa azienda era un fiore all'occhiello per la provincia di Teramo. Questa azienda era un fiore all'occhiello per la provincia di Teramo. Ci dispiace che dobbiamo essere noi a pagarne le conseguenze come territorio teramano, visto e considerato che comunque il lavoro in questo stabilimento c'era. È stato tolto per portarlo in altri siti del gruppo, con la promessa che veniva comunque in qualche modo sostituito da altre commesse, ma tutto ciò non è avvenuto. Lavoratori e sindacati stanno decidendo se proseguire con gli scioperi o adottare nuove modalità di protesta per far valere le proprie richieste. Chiaramente chiederemo il mandato dell'assemblea che ci dovrà dire se continuare o meno. È ovvio che il pacchetto di 40 ore comunque ne abbiamo ancora a disposizione 16, e valuteremo se fare delle iniziative al singhiozzo, cioè entrando a lavorare e poi facendo un paio di ore di sciopero, o se il mandato dell'assemblea è quello di continuare, potremo anche continuare domani con altre 8 ore di sciopero.